Un primo giudizio positivo sui lavori al Parco Mita arriva dal centro sociale Casa Mita, ovvero da coloro che il parco lo vivono quotidianamente. Dopo la realizzazione della nuova area sportiva, della nuova illuminazione, con l'arrivo delle telecamere di videosorveglianza, sono molto meno frequenti le immagini di degrado e spaccio che da tempo caratterizzavano l'area verde. A contribuire al miglioramento della situazione ovviamente anche l'estate e l'organizzazione di diversi eventi. Con la riapertura delle scuole e il ritorno delle giornate corte, bisognerà ora vigilare per evitare di tornare alla situazione della primavera scorsa, con ragazzini in fila a comprare stupefacenti all'uscita da scuola e le sere contraddistinte da spaccio e bivacchi. Devo dire che io personalmente ero un po' restio ad accettare una modifica al parco, e invece devo dire che è riuscita una cosa bella. Il campo è funzionale, molto frequentato già da adesso. Gli impianti di illuminazione sono già stati installati, stiamo aspettando che venga potenziato il servizio di controllo con le telecamere che dovrebbero essere pronte nei prossimi giorni, e sono anche particolarmente soddisfatto perché, e non solo per la nuova struttura che è stata costruita all'interno del parco, ma proprio perché questo parco comincia ad essere più vivibile. Episodi diciamo disdicevoli, risse, spaccio e più ne ha più ne metta, come succedevano tempo fa all'interno del parco, adesso è da qualche mese che non si vedono più. Quindi questo mi fa particolarmente felice. Il termometro l'abbiamo se guardiamo al parco giochi dei bambini, mentre fino alla primavera scorsa il parco era completamente deserto, oggi vediamo i bambini a frotte che vengono al parco giochi e si passano le giornate, anche le serate, ai giochi. Quindi ora come ora sono moderatamente soddisfatto, speriamo che la situazione migliori anche grazie agli interventi e alle iniziative che l'amministrazione comunale ha messo in piedi in questo, specialmente nel mese di luglio ed agosto, ma che poi ha intenzione di proseguire anche a settembre e forse anche ad ottobre. Ecco, viene naturale pensare che al termine dell'estate, quando le giornate inizieranno ad accorciarsi, ecco, forse lì bisognerà avere un occhio di riguardo per questa zona. Voi chiedete qualche intervento particolare? L'unica cosa che noi chiediamo, e non ci stuferemo mai di chiederle, più controlli. Le forze dell'ordine ci piacerebbe vederle più spesso qua. Poi so che le vedo, arrivano, i controlli li fanno. Però qualche passaggio in più non darebbe certamente fastidio.